si, la differenza del, dei modi in cui si usano le parole, diciamo, soprattutto nella nostra società contemporanea, in modo superficiale e quando invece gli si dà il loro vero significato. Perché questo ci fa cambiare tutto quanto. Questo discorso sulla naturalezza del teatro è una cosa che nessuno capisce e che molti non sanno purtroppo, e certe volte spacciano di saperlo. Cioè dire, il procedimento per restituire la naturalezza non è, perché se no sarebbe valido quello che dicevamo prima della differenza tra il cinema e il teatro. Dice, in teatro, in cinema è più facile essere naturali. Minchiatura colossale, perché io vi sfido a venire con me al cinema e al teatro e vedrete voi stessi che ci sono molti, ma molti, ma molti più attori che non sanno recitare al cinema di quelli che non sanno recitare al teatro. Cioè, nell'economia di un film, nell'economia di uno spettacolo teatrale, il 90% delle volte in uno spettacolo teatrale tutta la compagnia recita in modo naturale e recita bene, cioè agisce. Al cinema invece si sente che ci sono delle cose forzate che sono state risolte con il montaggio, perché gli attori che non sanno recitare, non sanno recitare neanche al cinema. Siccome, e torniamo al discorso di stamattina, la maggior parte degli attori che hanno